Un caro saluto da Francesco Samani. In questa lezione desidero risolvere un problema di logica relativo alla prova preselettiva concorso docenti. Prova preselettiva concorso docenti 2020. La traccia dice questo. È stata effettuata una statistica su un gruppo di pensionati ed è emerso che 200 pensionati hanno lavorato nel settore del commercio. Centocinquanta pensionati hanno lavorato nel settore industria. Ottanta hanno lavorato sia nel commercio sia nell'industria. Centosessanta non hanno lavorato nel commercio né nell'industria. La domanda è da quanti pensionati era formato il gruppo che ha partecipato all'intervista? Le risposte sono A 300, B 430, C 250, D 500. Allora, in questo caso, in questo particolare esercizio, può essere utile utilizzare qualche concetto relativo all'insiemistica. Allora, sappiamo che 200, adesso non ci interessa la parola pensionati, ci interessa essenzialmente la parola persone, cioè quante persone hanno partecipato a questa intervista. Il fatto che queste persone siano anche pensionati è secondario. Allora, ovviamente, faccio uno zoom più piccolo, perché tanto adesso avete scritto. È molto comodo creare dei diagrammi. Allora, in questo diagramma ci scriverò tutte le persone del commercio. In quest'altro diagramma scriverò tutte le persone, anziché chiamarlo B, lo chiamo I. C sta per commercio, I sta per industria. Allora, sappiamo che ce ne sono 200 qui che hanno lavorato solamente nel commercio. Nell'industria sono 150 che hanno lavorato solo, cioè contemporaneamente sia nel commercio che nell'industria sono 80. E se chiamiamo l'insieme universo, cioè l'insieme di tutti, questo insieme più grande, sappiamo che al di fuori di tutti quelli che hanno lavorato nel commercio, che è questo insieme, commercio e industria, che sono questi 80, solo industria 150, ne rimangono 160. A questo punto, quant'è il totale degli intervistati? È ovvio che il totale degli intervistati è... Sto ragionando con voi, eh? Allora, se ci dice, siccome cioè, viene detto che 200 lavorano nel commercio e 80 nel commercio e nell'industria, in realtà questo dato lo dobbiamo far diventare 120, perché vedete bene, 120 più 80 abbiamo 200 persone che lavorano nel commercio. 150 meno 80 fa 70. E ci abbiamo che 70 più 80 sono proprio 150 persone che lavorano nell'industria. 80 sono coloro che hanno lavorato diciamo, in tutti e due gli ambiti. 160 sono quelli che non hanno fatto niente. Quindi dobbiamo sommare 120 più 80 più 70 più 160. E il totale fa esattamente 430. E questa è la risposta.
Questo esercizio è utile per far comprendere, volevo fare uno zoom più grande, come nella prova preselettiva, per risolvere gli esercizi relativi ad una popolazione, è molto comodo utilizzare l'insieme. Quindi, ovviamente, bisogna sapere qualcosa relativamente all'insieme intersezione, all'insieme unione, l'insieme differenza, però in linea di massima penso che questi passaggi e questo schema rappresenti in maniera abbastanza semplice diciamo, l'esercizio. Ovviamente questo è un esercizio spiegato e quindi occorre più tempo spiegarlo, però voglio dire, facendo l'esercizio e una volta che si è allenati si diventa molto più rapidi. Io ho volutamente letto l'esercizio in questo istante, non sapevo come lo avrei risolto, sono in diretta e niente, ho voluto applicare delle semplici formule matematiche per capire come si poteva risolverlo. Vi auguro e ringrazio per la visione, vi auguro una buona giornata, a presto.